e porta chi stais para è una porta aperta sul cielo. La frase, tratta da una preghiera scritta nel XV secolo, il rito dell'Immacolata Concezione, ci rivela due fatti reali. Uno che avviene qui e l'altro già avvenuto nel luogo esatto in cui ci troviamo oggi, la Basilica dell'Annunciazione. La Basilica dell'Annunciazione. Il primo fatto reale che avviene qui è che in questo 2015, l'8 dicembre, iniziamo l'anno santo della Misericordia con l'apertura, anche in questa occasione, di una porta, la porta santa della Basilica di San Pietro a Roma, e a partire dalla terza domenica dell'Avvento avrà luogo l'apertura delle altre porte sante a Roma e nel mondo, una delle quali è questa che si trova davanti alla Grotta dell'Annunciazione. La Porta Santa si ispira alle stesse sacre scritture nelle quali Gesù dice: «Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato». È per questo che Papa Francesco, nella bolla di indizione dell'anno della Misericordia, Misericordiae Vultus, il volto della misericordia, dice che quando si passa da questa porta che è simbolo di Cristo, si può sperimentare l'amore di Dio che consola, perdona e dà speranza. La Chiesa ritrova in primo luogo nella tradizione biblica ebraica dell'anno giubilare, descritta in Levitico 25:1-23, il modo per iniziare gli anni giubilari. L'anno giubilare era l'anno in cui tutti i debiti erano estinti. Tutti coloro che erano schiavi a causa di debiti erano liberati e così l'anno giubilare si trasformava in un anno di grande liberazione per tutti, che certamente ne gioivano molto. Da qui il nome giubileo, sinonimo di gioia. La Chiesa, tuttavia, dà al senso economico-sociale dell'anno giubilare un senso più profondo e reale, quel senso che Cristo ha annunciato qui, vicino a noi, nella sinagoga di Nazareth, il senso che l'anno giubilare era l'anno della grande grazia del Signore, l'anno della liberazione. Per questo, nell'anno giubilare riceviamo l'indulgenza plenaria. I giubilei avevano luogo nella Chiesa ogni 50 anni, successivamente ogni 25 anni, ma in alcuni momenti storici abbiamo un anno santo straordinario, come questo del 2015-2016 è un anno santo speciale, perché quest'anno santo ha luogo 10 anni prima del previsto, e ciò prima d'ora è accaduto solo 3 volte nella storia della Chiesa, nel 1950, 1983 e ora nel 2015. Il secondo fatto reale avvenuto qui è che questo è il luogo ove si compie una profezia biblica. Si credeva che secondo le profezie bibliche di Israele, ad esempio Ezechiele 43, il Messia sarebbe entrato da una porta di Gerusalemme chiamata Porta Dorata o Porta Orientale.
ma qui Dio stesso prende l'iniziativa di riaprire le porte del cielo, in primo luogo inviando in questa città della Galilea una vergine di Nazareth. Dio volle fare di questa vergine la nuova porta d'Oriente. Il Messia, designato in lei e attraverso di lei, sarebbe entrato nel mondo, come dice la profezia: «Questo è il luogo del mio trono e il luogo ove posano i miei piedi». Invero è stato il ventre della Vergine Maria il primo luogo nel quale nostro Signore ha posto la pianta dei suoi piedi. Questo luogo è un suolo sacro. Per questo è giusto che la chiamiamo Porta Orientale e Porta del Cielo. Foi aqui que o anjo Gabriel anuncia. Ed è qui che l'angelo Gabriele annuncia: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. È qui che Gabriele annuncia che in Maria si compiranno tutte le promesse fatte a Israele, che sarà madre del Salvatore, il Re Redentore. Quando Maria risponde: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, le porte del cielo si aprono. Le porte del paradiso, che fino ad allora erano rimaste chiuse a causa della colpa e della disobbedienza della prima immacolata Eva, ora vengono riaperte dalla fedeltà e obbedienza della seconda Eva, Maria. Per questo Maria sarà la prima testimone della misericordia che conosceremo nella nostra serie. La nostra serie. Nella bolla Misericordiae Vultus, Papa Francesco dice che Maria è l'arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini, e lei è davvero quest'arca perché ha portato dentro di sé il prescelto di Dio. La chiamiamo arca dell'alleanza e possiamo dire anche arca della misericordia, perché l'arca era il segno più sacro della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Tutto ciò perché dentro di essa vi erano tre elementi: le tavole della legge, il bastone di Aronne e la manna. Maria divenne questa nuova arca dell'alleanza per portare dentro di sé questi tre elementi della misericordia divina. In primo luogo le tavole della legge, che continuano la parola di Dio, i suoi comandamenti, un simbolo del Verbo di Dio, Gesù Cristo, nostro Signore, come dice San Giovanni: Il Verbo divino si fece carne e dimorò tra noi. Giovanni 1,14. Ma nella grotta dell'Annunciazione possiamo leggere così: E il Verbo divino qui si fece carne. Questo è l'unico luogo al mondo in cui possiamo dire questo. Perché? Perché fu esattamente qui che Cristo Gesù, nostro Signore, venne a dimorare tra noi dal seno di Maria. Il secondo elemento dell'arca dell'alleanza era un bastone, che era fiorito e aveva dato frutto, segno che Dio aveva scelto Aronne. Il bastone non aveva radici in terra, non era stato innaffiato né concimato. Allo stesso modo il ventre di Maria fiorisce e dà frutto, il frutto benedetto, come recitiamo nell'Ave Maria. Gesù, frutto che nasce esclusivamente per azione di Dio, senza intervento umano maschile,
In altre parole, lei, che sempre fu vergine, prima, durante e dopo il parto, come dice San Bernardo, senza nessuna alterazione della sua purezza virginale. Si compiva allora la profezia di Isaia, il quale circa 700 anni prima della gravidanza di Maria aveva già profetizzato su questo giorno in Isaia 7:14: «Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele». Il terzo elemento nell'arca dell'alleanza era la manna, un alimento mandato da Dio. Tutti i giorni, mentre il popolo di Israele si trovava nel deserto, questo pane era un simbolo del vero pane del cielo che Dio avrebbe mandato ancora al suo popolo. Quando leggiamo il capitolo 6, versetto 51 del Vangelo di Giovanni, scopriamo chi è il vero pane del cielo. Così è scritto: «E disse Gesù: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno». Se lui è il vero pane del cielo, chi sarebbe la vera arca dell'alleanza? Maria, senza ombra di dubbio, è meritatamente chiamata arca dell'alleanza. Quando si incontra con Elisabetta, Maria è la donna che canta il cantico nuovo dell'amore di Dio e al ritmo dei battiti di un cuore amoroso annuncia che la sua misericordia si estende di generazione in generazione, cantico che attrae tutti e non esclude nessuno. In quest'anno giubilare, Maria terrà le sue braccia ancora più aperte, come le porte sante delle chiese, che secondo le indicazioni di Papa Francesco saranno spalancate per accogliere quanti saranno toccati dalla grazia, perché abbiano la certezza del perdono.